News dall'Argentario, con il contributo di al Centro Studi Don Pietro Fanciulli in via Scarabelli a Porto Santo Stefano puoi vivere una primavera d'autore. Fino a metà maggio 2017, il sabato alle ore 18, saranno presentati una serie di volumi che parlano della nostra storia e delle nostre tradizioni. Vivi una primavera d'autore al Centro Studi Don Pietro Fanciulli il sabato alle ore 18 in via Scarabelli a Porto Santo Stefano. Alle spalle del sindaco Arturo Cerulli la firma di colui che fra un anno lascerà, ma che ha voluto lasciare la sua impronta con la spiaggetta del Piazzale dei Rioni, è così? No, direi di no, perché io considero questo lavoro uno dei tanti, non ho voluto assolutamente fare la ciliegina della torta, come qualcuno dice, qui non c'è nessuna torta e nessuna ciliegina. Noi abbiamo lavorato 10 anni per rendere i due paesi, sia Santo Stefano che Porto Ercole, il più appetibili possibile, appetibili a una clientela che è sempre più difficile mantenersi perché la concorrenza è sempre più ampia, quindi bisogna offrire qualcosa di più, di nuovo, di bello, di funzionale. E questo è stato uno degli impegni dei miei 10 anni di amministrazione, ma non abbiamo fatto soltanto quello, ci siamo dedicati anche alla trasparenza, alla legalità, a tante altre cose che insomma anche quelle secondo me contano. Certo, questa piazza secondo me sta diventando bene, la gente ora finalmente comincia ad apprezzarla, dopo che all'inizio è stato più un coro di no che di sì. Questo è ormai una cosa che si ripete, l'abbiamo visto in altri lavori che abbiamo fatto. All'inizio la gente era contraria, poi dopo la gente ha apprezzato la cosa, quindi più o meno è la stessa cosa. E, qualche anno fa facemmo il lungomare di Porterco che ne aveva veramente bisogno, ora abbiamo fatto quello di Santo Stefano. Diciamo che stiamo lavorando e abbiamo ancora aperto una 15ina di cantieri, forse un po' troppi visto che l'estate sta arrivando, speriamo di riuscire a chiuderne qualcheduno a tempo e questo è uno di quelli che dovremmo chiudere a tempo. Ecco, l'estate sta arrivando, quindi una nuova stagione, tastando il terreno, il sindaco che impressioni ha? Ma noi abbiamo il vantaggio, diciamo così, di essere un piccolo paese in Italia dove la gente che ha sempre più paura di andare all'estero, sempre più paura di andare nelle grandi città, apprezza di più. E questo è un vantaggio, è un'opportunità che non dobbiamo perdere. Però appunto è l'opportunità, non è una cosa matematica, quindi bisogna offrire un bel servizio, i ristoranti devono servire un bel prodotto al prezzo giusto e
e soprattutto di qualità anche nel servizio. Quindi stiamo lavorando anche su questo, stiamo lavorando sull'accoglienza, sul concetto di accoglienza. È importante che chi viene all'Argentario si trovi bene e ritorni e che dica in giro che all'Argentario si sta bene. Quindi, ripeto, non è che la piazza porta soldi ai commercianti, potrebbe portare gente. Poi è il commerciante che deve riuscire a invogliare l'avventore a comprare qualcosa. Da pochi giorni si è concluso l'incontro con i broker delle cosiddette mini crociere. Ecco, che cosa si prevede per quello? Io ho sempre detto che le mini crociere non dobbiamo pensare a qualcosa, a un ritorno immediato, dobbiamo pensare a qualcosa di a più lunga gettata. Che si lavora dalle crociere sono tanti anni, forse da sempre in qualche modo. In questi ultimi periodi ci siamo impegnati di più, in maniera più massiccia, non soltanto dicendolo ma anche facendo qualcosa, andando noi in Grecia, in Spagna, in Germania, andremo in Francia a dire che c'è anche il porto di Santo Stefano e il porto di Porto Ercole. E questi porti hanno delle vicinanze importanti, per esempio Siena, per esempio tutto l'entroterra maremmano che è bellissimo, ma anche Santo Stefano e Porto Ercole, che hanno sicuramente qualcosa da... Venire all'Argentario, fermarsi all'Argentario e magari fare un bagno in una cala dell'Argentario è qualcosa di... E anche possibilità di belle escursioni. Esatto, quindi c'è tanto da offrire, bisogna... Però non dobbiamo, ecco, chiedersi subito cosa mi porta la crociera, perché la crociera al 99% non porterà niente come prima istanza. È un discorso diverso, chi viene in crociera si ferma da noi, magari può tornare l'anno dopo e prendersi una settimana... una villa in affitto, ecco, per esempio, e quindi di conseguenza. Sta uscendo in questi giorni la notizia che abbiamo la nuova candidata sindaca. Sì, qualcuno ha detto un po' nel mio stile strano, manca più di un anno ancora alle prossime elezioni. Vabbè, la campagna comincia. No, ma più che la campagna, direi che come il periodo di, chiamiamolo di prova, di il periodo di, cioè io vorrei che da oggi a fine mandato Priscilla svolga un ruolo un po' di più, quasi da sindaco, non che io che mi sia dimesso. Deve imparare, insomma. No, deve farlo, deve capire quali sono anche le scocciature, tra virgolette, che un sindaco può avere, ma io non è che mi metto da parte, però vorrei anche vedere che lei inizi ad avere una sorta di leadership nei confronti degli altri assessori, che ci sia chiarezza anche fra di noi, perché in genere la campagna elettorale, il periodo della campagna elettorale è sempre foriero di micro discussioni, di gelosie, invece in questo modo, come si dice, abbiamo tolto l'olio dei fiaschi. Sarà lei, chi ci vuole sta, siamo ben contenti che stia con noi, chi non è d'accordo può andare via, ma mi sembra che francamente non vada via nessuno. Tra l'altro sappiamo anche di un'altra candidatura di un suo ex. Ma sì, ho letto anche questa cosa. Luigi Scotto. Sì, ho letto, mi fa piacere, auguri a lui, e vinca al migliore, non credo che sia poi che siano soltanto loro due, forse non so neanche se, non so, io spero, non so se Scotto poi si presenterà alla fine o no, lui lo sta dicendo, anche quello, in genere conviene aspettare a dire cose, ma io già nel mio caso a suo tempo, 10 anni fa, feci diverso, lo dissi un anno prima e mi ha portato bene, e così vorrei farlo per Priscilla, penso che anche questa cosa Scotto l'abbia in qualche modo ereditata dal mio modo di fare, di anticipare le mosse degli altri. Si sentono anche altri nomi di candidati, saremo 2, saremo 3, saremo 20, non lo so, noi tireremo per il nostro, io vorrei essere in lista, come ho detto, chiaramente poi la lista la farà il candidato sindaco, non io, insomma noi non abbiamo tanti partiti dietro che ci dicono cosa dobbiamo fare, su questo voglio essere categorico, noi siamo civici fino in fondo, schierati in un'ottica di o destra o sinistra, noi siamo a destra, però non è che noi ci muoviamo perché il centrodestra ci dice qualche cosa, noi ci muoviamo in maniera autonoma, noi ci muoviamo per l'Argentario, pensando all'Argentario, poi le idee politiche ognuno ha le sue, se le tiene, e in questo momento la politica veramente, vedendo e leggendo certe cose, più ne siamo distanti meglio è, ma questo non vuol dire essere distanti dall'amministrare il proprio territorio, ecco, questo io l'ho fatto per 10 anni, sono sicuro che Priscilla, se vincerà come io penso e come spero, avrà la stessa forza, la stessa determinazione, lo stesso modo di fare di questi anni precedenti. E adesso è ufficiale, Priscilla Schiano, candidata sindaca al comune di Monte Argentario, soddisfatta o preoccupata?
Ah beh, diciamo sicuramente orgogliosa, questa cosa mi ha fatto estremamente piacere. Poi la preoccupazione penso che sia normale, che sia giusta, perché bisogna vincerle poi le elezioni, e quindi mi fa estremamente piacere e sono onorata di questa proposta del mio nome, che ho accettato ovviamente con estremo entusiasmo. E ora ovviamente farò di tutto per cercare di, diciamo, di non solo portare a casa una vittoria per me, ma anche per coloro che credono in me, per coloro che mi hanno individuata come forse il candidato più giusto per proseguire questi anni che ci hanno visto collaborare e ottenere tanti successi, secondo me. E come si vive quest'anno in attesa di? Beh, si vive secondo me continuando a lavorare, perché io attualmente ricopro una carica, quindi io devo innanzitutto portare avanti il mio incarico in modo, diciamo, diligente e doveroso, come insomma poi ho sempre fatto. Ovvio che questo ultimo anno lo vivrò in altro modo, quindi cercherò di stare più accanto al sindaco, di vedere, ecco, a tutto tondo le responsabilità e gli impegni di un sindaco, anche se, cioè, devo ammettere che come vice sindaco io sono sempre stata estremamente vicina a questa amministrazione ed estremamente presente sul territorio, come giusto che sia, come giusto che sia. Ecco, alle nostre spalle c'è la firma di Arturo Cerulli per questi 10 anni di amministrazione, ovvero la spiaggetta. C'è una cosa in particolare che Priscilla Schiano vorrebbe lasciare ai posteri, se sarà la sindaca di Monte Argentario? Beh, io, diciamo, di progetti ne ho diversi, però mi sembra anche giusto e opportuno condividerli insieme al mio gruppo, e il mio pensiero sono, per dire, i giovani, quindi quello che mi piacerebbe lasciare ai nostri figli e nipoti è un impiego, un lavoro, perché poi all'Argentario bellissimo, però abbiamo tanti giovani volenterosi, pieni di tanta volontà, che purtroppo hanno poco sfogo diciamo, nell'ambito lavorativo. Per cui, ecco, studiare un bel progetto che possa creare un po' di lavoro per questa bella gioventù che abbiamo sul territorio. Ecco, l'ho detto anche al sindaco prima, Arturo Cerulli, si è conclusa da poco la riunione che avete fatto al golf, per intenderci, con i broker delle mini crociere. Vi aspettate molto da questo voi? Assolutamente sì, questo è un progetto in cui crediamo sempre per il territorio, per portare presenze sul territorio, perché poi noi abbiamo da dare tantissimo su tutti i fronti, come paese, come spiagge, come mare, ambiente, cultura, cibo, quindi abbiamo veramente tanto. Vorremmo farci conoscere di più anche da coloro che magari non sanno che l'Argentario è, che è così bello, e che non è comunque solo, ci sono anche molte attrattive nei paesi limitrofi, posti belli da vedere, per cui l'Argentario comunque non è solo Argentario e può offrire veramente molto. Quindi facciamoci conoscere, facciamo sì che più persone scendano sul nostro territorio, e questo ovviamente può portare lavoro per le nostre attività commerciali, e di conseguenza quando le attività commerciali lavorano, creano lavoro. Ecco, sta partendo la stagione 2017, cosa manca secondo Priscilla Schiano all'Argentario per soffrire un po' di meno rispetto agli anni precedenti? Beh, l'Argentario purtroppo soffre del male che colpisce tutta l'Italia, tutta l'Europa. Cosa serve? Servirebbero più soldi. Noi veniamo da un passato in cui le famiglie intere prendevano le ferie, o perlomeno magari i mariti continuavano a lavorare, ma le mogli portavano i figli nella seconda casa all'Argentario, per cui noi vivevamo diciamo di una fonte maggiore, avevamo altre famiglie che proprio si stabilizzavano qui all'Argentario. Negli ultimi tempi questa cosa, ovviamente le famiglie si sono invecchiate, i figli sono cresciuti, adesso lavorare uno solo a casa a volte non basta, per cui
prendere figli, tutta la famiglia e andare 3 mesi al mare adesso purtroppo è diventato pesante. Ci serve quindi, forse è cambiato il turismo, è cambiata la tipologia, sono cambiate le esigenze del turista, per cui ecco noi magari si poteva iniziare parecchi anni fa e comunque non è stato così. Bene, noi abbiamo iniziato a cercare di migliorare anche il paese, di creare più servizi per permettere al nuovo turista che si affaccia all'Argentario di poter godere di questi posti meravigliosi. Si avvicinano i momenti più importanti perché sono quelli dove c'è il risveglio, dove comincia il turismo e dove ci sono anche i grandi eventi. Sì, diciamo i grandi eventi, noi ci stiamo lavorando a questi grandi eventi perché poi oggi con le finanze che abbiamo non è che possiamo fare più di tanti grandi eventi, cerchiamo di fare il nostro possibile per portare qualcosa di più all'Argentario per i periodi dopo settembre, cioè destagionalizzare il tutto, perché poi luglio-agosto secondo me non abbiamo bisogno di grandi eventi, noi abbiamo l'Argentario e secondo me è già un grande evento. Allora, quali sono gli appuntamenti più importanti che andremo a vedere? Gli eventi più importanti sono l'Argentario Urban Movement, che lo facciamo fine agosto e primi settembre. Poi stiamo cercando di fare uno spettacolo importante a Portercole, perché anche quest'anno vogliamo fare, su richiesta dell'assessore Lubrano, ha ragione devo dire, perché comunque un evento importante anche a Porto Ercole è necessario farlo perché lo merita. E allora oltretutto quello che fa la Proloco, che ringraziamo naturalmente, perché la Proloco di Porto Ercole e la Proloco di Porto Santo Stefano stanno organizzando i loro eventi, noi finanziamo naturalmente questi eventi e faremo un altro buon evento a Porto Ercole organizzato dal comune. Poi sicuramente ci dovremmo organizzare di nuovo tutti a Poppa, ci sono i pirati a Porto Ercole, che secondo me è una manifestazione bellissima, invito la gente a venire perché è veramente bello, quando c'è lo sbarco è stupendo. E in più il programma è in elaborazione, ci stiamo lavorando, non è facile, ripeto, perché dobbiamo trovare sempre più finanziamenti. Inoltre abbiamo chiesto un incontro anche con Toscana Promozioni, la Regione Toscana e l'assessore Cioffo per il turismo come porta argentario, ma andrò io comunque come assessore al turismo anche per chiedere un aiuto per promuovere di più il nostro territorio. Lunedì siamo andati a Milano con Terre di Maremma, che è l'associazione composta dai i comuni della Tosco, i comuni grossetani e i comuni viterbesi. Sono 21 comuni, è un'associazione di 21 comuni, siamo andati a Milano a promuovere il territorio all'ambasciata cinese e cominciamo a promuovere in questa maniera il nostro territorio. Sembra che vi state muovendo abbastanza bene anche dal punto di vista di creare in futuro posti di lavoro, perché con il fatto delle micro crociere ed altre situazioni voi state pensando anche al futuro e soprattutto ai giovani. Ma più che altro, oltre a creare posti di lavoro, corsi di lavoro vengono di conseguenza, perché se noi riusciamo a portare con Porta Argentario il progetto promosso dal comune e con altri comuni, appoggiati da altri comuni, perché c'è il Giglio, c'è Capalbio, Orbetello, Manciano, che hanno aderito, Siena, che hanno aderito a questa nostra iniziativa di cercare di far portare il più possibile navi da crociera, poi è normale che comunque si crei un indotto che porta benefici, in questo caso non solo all'Argentario, ma a tutti i comuni vicini all'Argentario. Comunque, a detta di tutti, siete sempre voi capostipite di tutte le situazioni, siete voi che proponete. Siamo noi, diciamo che noi abbiamo gran voglia di fare, come ci dicono, noi siamo l'amministrazione del fare, poi ci criticano, è normale che poi ci criticano, ma è giusto che ci criticano perché comunque ci danno la spinta per fare di più, no? L'esempio lo vediamo che
Cioè, da che mi ricordo io, dal prima del 2008, non avevo visto cantieri come ci sono ora, e l'abbiamo fatti 2 anni prima che smettiamo, sicché vuol dire non è che l'abbiamo fatti la settimana prima delle elezioni, l'abbiamo fatti perché siamo convinti di quello che facciamo, a prescindere poi che ci saranno le elezioni e chi si presenterà. Però lavori per l'Argentario, operiamo per far del bene all'Argentario. Siamo con la Nautica Fame, che adesso si è trasferita in Via degli Atleti, con Francesco, e abbiamo dato in anteprima un'occhiata ai cartelloni che andranno all'imbarco praticamente dei guzzi, quelli che gareggeranno per il Palio Marinaro, è così? Sì, è così, andranno sullo scalo da raggio lì sulla piazza che hanno costruito apposta. In che materiale sono stati realizzati? Il materiale è un solid surface, è un materiale simile al marmo, dove è un composito tra resine acriliche e pigmenti di marmo. Ma c'è il pericolo che con il tempo magari si sciupino, vadano via di colore, cose del genere? Ma col tempo si possono un pochino rovinare, però basta una semplice passata con carte abrasive e un prodotto per lucidare e torna come nuovo. Quindi anche questa è una novità per la spiaggetta del Piazzale dei Rioni. Si rinnova questa collaborazione con l'ente Palio e con il Comune, prima le boe e adesso queste quattro meraviglie. Eh sì, speriamo di continuare così, che possiamo mettere a disposizione la nostra manodopera e le nostre tecnologie per migliorare un po' il paese. Anche la vostra qualità di artigianalità, ecco, voglio dire, perché questo è un lavoro da certosini, eh? Eh sì, questo è un lavoro, è stato complicato, però noi abbiamo una macchina a controllo numerico e lavorando con il computer e programmi da geometra, da persone che devono lavorare al millimetro, ci ha permesso di fare questo capolavoro. News dall'Argentario, con il contributo di Al centro studi Don Pietro Fanciulli in via Scarabelli a Porto Santo Stefano puoi vivere una primavera d'autore. Fino a metà maggio 2017, il sabato alle ore 18, saranno presentati una serie di volumi che parlano della nostra storia e delle nostre tradizioni. Vivi una primavera d'autore al centro studi Don Pietro Fanciulli il sabato alle ore 18 in via Scarabelli a Porto Santo Stefano.